Eccoci qui, siamo giunti al momento dell'intervista della rassegna stampa. Siamo in compagnia dell'avvocato Maria Cetrangolo, referente per l'area sud di Salerno di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno giornalista Nicodemo, grazie sempre alla vostra emittente che con tanta puntualità mi dà la possibilità, diciamo, di fare un esame di voto relativamente al partito che rappresento, Fratelli d'Italia. Ecco. Facciamo appunto il punto sulla recente tornata elettorale, concentrandoci l'area sud di Salerno. Ha avuto una buona affermazione Fratelli d'Italia. Qual è, diciamo, il dato che più di tutti l'ha colpita? Allora, Fratelli d'Italia nella provincia di Salerno, diciamo, nella sua complessità, ha già riportato praticamente una percentuale di due punti, oltre due punti in più rispetto alla media nazionale. Siamo sotto il 9. La cosa sorprendente è che Fratelli d'Italia proprio a sud, diciamo che nell'area che rappresento io, il sud del Cilento, ha avuto delle affermazioni di gran lunga superiore. Abbiamo dei comuni dove sfiora il 30% e abbiamo molti comuni che si aggirano sul 13-14%. Diciamo che forse su un'intera area di 20-21 comuni dell'area, diciamo, di cui mi occupo più personalmente nel coordinamento, vi è un solo comune che è al di sotto, diciamo, della media nazionale, che è il comune di San Mauro Cilento, un piccolissimo comune, ma che comunque abbiamo sotto il 5 più o meno, non è che siamo proprio, insomma, quasi azzerati. E questo è importante perché se noi consideriamo una cosa, praticamente tutte le amministrazioni che gravitano nell'area di coordinamento di cui mi occupo sono delle amministrazioni, sebbene civiche, però tutte diciamo a connotazione di centrosinistra. Si distingue nello specifico per connotazione proprio politica di partito il comune di Santa Marina per il Golfo di Policastro e il comune di Montesano per quanto riguarda invece l'area del Vallo di Diano. Il resto, diciamo, l'amministrazione di Castellabate è anche centrodestra, però comunque, insomma, tutto il resto poi gravita. Quindi, diciamo, fare lo scrutinio di ogni singola cittadina alla tornata europea, dove l'affluenza alle urne è stata bassissima, tranne dove i comuni, dove si sono anche aggiunte le amministrative. E quindi avere delle percentuali così alte veramente, cioè, è la prova provata che questo partito sta lavorando bene, è radicato nel territorio e che la gente fa un voto anche ragionato su alcuni punti del programma di Giorgia Meloni, che poi in parte coincide anche con il programma della Lega, che come ben sappiamo invece è stato sfondato oltre i limiti anche del previsto, anche nelle amministrazioni di centro-sinistra. Come è andata a Vallo? I punti, diciamo, le cittadine adesso più le faccio, sì, le faccio. Vallo ecco, Sapri. Adesso le faccio. Allora, se ho distinto un po' i comuni anche per connotazioni amministrative, diciamo. Sì. Perché se noi guardiamo la percentuale di voto nei comuni dove ci sono state le amministrative, quindi Ascea, Caselle in Pitteri, Tor Orsaia, Casaletto Spartano, Torraca e Rofrano, le percentuali sono superiori al 10%. Ecco, abbiamo nella cittadina di Ascea il 10,55% sul 72% dei votanti. Abbiamo in effetti su Rofrano, ad esempio, il 16,07% sul 54,44%. Tor Orsaia abbiamo il 13,60 sul 60% degli elettori. Quindi invece, diciamo, Sapri anche ha risposto benissimo, perché Sapri praticamente abbiamo il 7,11%. Ecco, perché dico benissimo? Perché Sapri sono strutturati altri partiti, sono presenti altri partiti ben Centola, radicati. Centola con il sindaco, ecco. Stanziola siete. Centola, ecco, 6% anche se sul 37%. Il 6% sul 37%. San Giovanni a Piro, ad esempio, nonostante la connotazione politica sia di centrosinistra, c'è stata anche una percentuale alta per i 5 Stelle, eccetera, noi siamo al 13,7%.
Quindi sul 32,15. Ecco, cosa vuol dire adesso alla luce di questi dati per, diciamo, per Fratelli d'Italia? Cioè, allora, Fratelli d'Italia praticamente che cosa significa in termini, diciamo? Significa che il partito è radicato e cresce e tende a crescere, è un partito in evoluzione e quindi si colloca in un momento, in questo momento strategico per la politica, come quel partito a cui sicuramente aderiranno altre forze e che evacuano, come stiamo vedendo da Forza Italia. Perché se Forza Italia non fa un processo di rinnovamento, anche se sentivo proprio stamattina che il presidente Berlusconi ha intuito qual è il problema di Forza Italia e quindi chiaramente vuole rivedere il tutto. Noi abbiamo un discorso aperto con il governatore della Liguria, con Toti, quindi già in vista delle europee Fratelli d'Italia ha recuperato Fitto. E quindi noi abbiamo già, oltre ad essere allargati ad altri movimenti civici, diciamo. Adesso il colloquio, diciamo, con Toti sta sempre più prendendo piede e quindi non aspettiamo altro che decolli anche questo per un progetto, diciamo, della Meloni che, contrariamente al solito, da destra va verso il centro questa volta. Comunque, ancora una volta, nel centrodestra spicca sempre di più la presenza di Salvini, insomma, la presenza di Salvini, chiaramente, il cosiddetto voto di tendenza. Allora, chiaramente io non vedo al sud questa strutturazione del partito della Lega, perché però se ottiene questi risultati, ecco, se ottiene questi risultati, io chiaramente ho una mia opinione della struttura politica, ecco, no, ma infatti non sono voti rapportabili, proprio questo volevo dire, voglio proprio evidenziare questo, che siccome è un partito privo di struttura, certamente non ci possono essere rivendicazioni di paternità elettorali da parte di qualcuno di fronte a questo esito, diciamo, così alto. Allora il discorso qual è? Che Salvini è al governo e quindi è il segno, diciamo, di tutto, della maggioranza, diciamo, degli elettori che dà il proprio consenso a Salvini, è perché in Salvini vuole trovare la risposta a quella che è stata, soprattutto anche al sud, un flop della politica seguita fino adesso. Cioè Salvini è sentito vicino dal popolo. Quindi questo è il motivo. Il fatto che riuscite a scalcare anche il Movimento 5 Stelle. Perché il Movimento 5 Stelle, allora il problema è che io ho una mia idea, perché praticamente il Movimento 5 Stelle è un po' una derivazione degli scontenti del PD, dell'area centrosinistra, che evacuano da una parte all'altra, tant'è vero che adesso in questa tornata elettorale abbiamo visto praticamente salire il PD e scendere il Movimento 5 Stelle. Analogo fenomeno si verifica anche nel centrodestra, scende Forza Italia, un po' prende la Meloni, un po' il triplo prende Salvini. Perché Salvini? Perché Salvini è al governo, quindi chi più di chi sta al governo può essere vicino al popolo? Chi? Diciamo, non è più la struttura. Non è la struttura, nel caso proprio della Lega io non penso che sia proprio un partito strutturato, anche perché non ricordiamo la genesi di questo partito che è nato dalla Padania, adesso sta cercando di avere una connotazione di politica nazionale, però non dobbiamo dimenticare che il punto anche che distingue Fratelli d'Italia dalla Lega è il punto sull'autonomia differenziata. Perché noi non possiamo assolutamente accettare come partito della nazione di avere convergenze su questo profilo, su un punto della Lega che forse tutto il Sud forse non conosce neanche, perché altrimenti qualche problema se lo farebbe. Ce lo vuoi spiegare magari? Allora, questo chiaramente è un argomento molto molto complesso, per cui non è che io adesso voglio fare il professore di diritto costituzionale in questa sede, ecco, però il problema qual è? Facciamo informazioni. Un po' di sintesi, diciamo, riesco anche, ecco, a farla per dare la notizia. Allora, a seguito chiaramente della riforma dell'articolo 5 sull'autonomia delle regioni che ci fu anni fa, ci sono state anche delle modifiche relative agli articoli 116 e 117 della Costituzione. Quindi praticamente l'articolo 116 della Costituzione prevede che ci possa essere
un'autonomia differenziata attraverso un iter tutto praticamente complesso di approvazione poi in sede di Parlamento con una maggioranza insomma qualificata eccetera. Che cosa significa autonomia differenziata? Autonomia differenziata significa che alcune regioni rivendicano di decidere su temi, su materie che sono di competenza, diciamo, sono di competenza dello Stato anche, quindi ne rivendicano la decisione in merito. Allora, le materie quali sono? Me le sono annotate giusto per essere precisa. Il fisco, la fiscalità locale, la sanità, le infrastrutture, i trasporti, le istruzioni, i beni culturali. Allora, se su tutti questi temi che costituiscono il massimo, diciamo l'espressione massima dell'economia, rivendichiamo, facciamo rivendicare, concediamo l'autonomia a tre regioni del nord che hanno il maggiore PIL in assoluto dell'economia, e abbiamo l'Emilia-Romagna, abbiamo il Veneto e abbiamo la Lombardia, voi mi dovete dire dell'economia italiana che cosa resta. Quindi diciamo che il Fratelli d'Italia per far rimanere tutto come adesso. Non tutto come adesso, anzi noi abbiamo delle proposte migliorative, perché adesso nella distribuzione praticamente, parlo così in modo molto semplice, dei fondi dello Stato, ancora si usa il vecchio criterio che si usava una volta in rapporto alla popolazione. Allora, ma se noi stiamo spopolando il Sud, possiamo ancora usare nella distribuzione dei fondi per la sanità, per le scuole, eccetera, lo stesso criterio che si usava 50 anni fa? Beh, certo, bisogna. Ecco, vanno rivisti i criteri, perché la Costituzione in tutto questo, sebbene garantisce autonomia, però fa salvo il principio fondamentale di garantire i livelli esistenziali delle prestazioni principali. E allora a questo punto, che ben venga anche una riorganizzazione a livello, diciamo, di un federalismo, ma che venga, diciamo, con lo spirito di perequare la situazione, perché altrimenti il Sud è destinato completamente a scomparire. Quindi al momento l'autonomia differenziata, anzi io direi che su questo argomento dell'autonomia differenziata, che adesso è in blocco perché chiaramente Salvini al governo trova il no dei 5 Stelle, troverebbe il no di Fratelli d'Italia, mi auguro che troverebbe il no anche del partito comune, del PD, insomma non ha assolutamente il consenso su questo. E qui è un tema importantissimo, ripeto. Noi... E solo questo è il punto su quale non trovate accordo? Diciamo che è il punto clou, perché è tutto da qua muove l'economia, è tutto da qui. Invece sull'immigrazione? Allora, sull'immigrazione noi siamo per un partito chiaramente nazionalista che vuole un'immigrazione controllata e regolare. E soprattutto il nostro monito qual è? È quello di condividere con gli altri partner europei la distribuzione di questa, diciamo, di questo fenomeno di migratorio, che è così, è da prendere atto che esiste, è esistito, esisterà, non è che lo si può bloccare. Chiaramente noi proponiamo dei rapporti, diciamo un dialogo con i paesi da cui provengono questi, per un volontariato sul posto, un aiuto sul posto, che poi non è altro che quello che sta facendo anche la Chiesa già da tempo, perché la Caritas diocesana sta facendo molti e molti progetti sul posto. Quindi, per favorire il mantenimento, per dare la possibilità a queste persone di avere una dignità, un lavoro, vivere la propria terra e non essere poi così disperati al punto tale da vendersi poi ai trafficanti. Prima si parlava di ipotesi di trafficanti, adesso la magistratura sta facendo piena luce sul merito. Ecco, allora, insomma, l'alleanza con Salvini continua, non vi trovate... Allora, la posizione del governo di Giorgia Meloni sul governo giallo-verde è stata chiara dal primo momento, poiché il contratto di governo è in parte costituito da punti mutuati dall'indirizzo politico, diciamo, dal progetto politico proposto all'epoca dal centrodestra in sede di elezioni. Noi non possiamo votare contro quei provvedimenti che abbiamo portato anche noi insieme agli altri del centrodestra in campagna elettorale e nei confronti dei quali gli italiani ci hanno votato.
Chiaramente ci sono dei punti di divergenza assoluto in tema, ad esempio, di reddito di cittadinanza. Noi non è che siamo contro forme di aiuto, di solidarietà, ci mancherebbe, ma il problema è che noi vogliamo il rispetto della dignità della persona, il rispetto della dignità della persona si ha dandogli un'occupazione, un lavoro, non tenendoli sotto schiaffo. Certo. Noi stiamo pagando lo scotto di una politica di assistenzialismo di anni al sud, adesso siamo arrivati all'apice, non abbiamo più niente. Continuiamo ancora a usare la stessa ricetta per risolvere il problema. Io penso che su questo... E lei personalmente il reddito di cittadinanza lo ha sempre condiviso? Allora, io condivido tuttora che si chiami pure reddito di cittadinanza, ma condivido delle forme di integrazione. Forme di aiuto che poi ci sono sempre stati, nonostante altri governi di colore diverso che si sono susseguiti, non sono mai mancate. Cioè, le forme di assistenza dello Stato non è una forma di assistenzialismo, è una forma di integrazione, ma il reddito di cittadinanza, così com'è, in vista dell'attesa di un lavoro, ma se esiste il lavoro, perché non diamo il lavoro? Cioè, dove sono queste 3-4 possibilità di lavoro? Cioè, io penso che questa norma, vogliamo chiamarlo anche reddito di cittadinanza, ci va bene, per carità, perché forme di aiuto ci vanno bene qualsiasi sia la nomenclatura usata, però che abbiano alla base, insomma, abbiano un progetto di dignità per la persona. Per la persona. Allora, adesso ci avviamo alla chiusura. Ora il Fratelli d'Italia come si sta adoperando su questo territorio del Cilento, del Vallo di Diano, anche alla luce appunto di questi risultati? Allora, Fratelli d'Italia si opera in questo modo. Vabbè, diciamo che il partito è strutturato in ogni comune, c'è qualche comune ancora che non abbia un suo riferimento, un suo diciamo portavoce di partito, come il comune di Sapri, sui quali io ho molti contatti, però ancora diciamo è un comune che non ha un portavoce ufficiale, sopperisco io come coordinamento di zona, però c'è molta risposta, devo dire, c'è molta risposta sulla cittadina di Sapri. Vabbè, Santa Marina c'ha il sindaco, quindi, ma poi anche San Giovanni a Piro c'ha un consigliere in maggioranza, cioè di maggioranza anche di Fratelli d'Italia, e tutti i comuni praticamente, noi nei comuni con comuni piccoli, chiamiamoli così, la linea di partito qual è? Quella di avere più consiglieri e amministratori che fanno parte dei consigli comunali. Ecco, sì. Non si pone un veto, ad esempio le posso dire di Sala Consilina. Ecco, Sala Consilina, ad esempio, i nostri 4 iscritti del partito, se ricordo bene, hanno deciso in piena autonomia di candidarsi in liste diverse. Quindi il partito a quel punto non è che ha preso una posizione ufficiale in favore poi di candidati quindi, del diciamo, centro-sinistra, che anche, lascia liberi, anche perché non si può fare diversamente, perché non abbiamo i numeri. Possiamo dire che nelle comunali è un po' diverso. È diverso, la logica è completamente diversa. Quindi, insomma, la logica è completamente arriva un'altra. La conferma anche da è un'altra la logica, è un'altra, è completamente un'altra. Perché c'è il rapporto diretto con i cittadini, soprattutto in piccoli comuni, perché Sala Consilina, per quanto è grande. Ma perché lo dice il dato elettorale? Realtà. Allora, se noi andiamo a vedere, tutti i comuni hanno la Lega che supera il 20, dal 20 al 25, al 30%, sono tutte amministrazioni di centro-sinistra. Allora come si leggerebbe il dato elettorale? Come scollatura? Non si deve leggere così, perché si deve leggere come una volontà, diciamo, di una cittadinanza, di una comunità, di darsi un'amministrazione, superando anche alcune ideologie di fondo e per convergere verso un bene comune della collettività. Sala Consilina, se lo aspettava lei questo risultato? Sì. Me lo aspettavo perché, non perché conosca bene le dinamiche, diciamo, di partito, cioè le dinamiche amministrative di Sala Consilina, ma forse potrebbe sembrare anche un po' semplicistica la mia valutazione, però solitamente quando vi è un sindaco uscente con altre 2 competizioni elettorali è quasi matematico che vi è la riconferma, perché è un gioco di numeri con 3 liste, è un gioco di numeri. Quindi la stessa cosa si è verificata a Tor Orsaia, dove si leggeva per rapporti anche diretti con altre liste, si apprendeva un malcontento generale del sindaco uscente. Però il sindaco uscente non solo si è confermato, ma con una differenza dall'Avaido di quasi 200 voti, se ricordo bene.
E invece il Casaletto Spartano, questa Casaletto Spartano, il Daltone, come lo ha letto? Non, ma io penso che prima o poi in questi sistemi, questo diciamo votare continuamente le stesse persone, o da sindaco, da vice sindaco, da consigliere, che sento si gira e si rigira, di cambiare, di tentare alla una fine svolta. Diciamo che il popolo è stanco, il popolo ha bisogno, il popolo allora dice vabbè, diamo adito un'occasione a un'alternativa di natura diversa. Poi onestamente io non so, poi anche perché essendo un piccolo paese, io non so se ci sono poi rapporti familiari che si girano e si rigirano, perché e poi ruotano intorno alla stessa, le famiglie che si dividono, cioè tutto deve cambiare per rimanere tale e quale tante volte, cioè non so dirlo. Si iniziano a notare sempre di più nelle, soprattutto in questi piccoli comuni, le liste civetta, cioè c'era proprio la difficoltà a mettere in piedi di una lista. Il problema è che quando Valle dell'Angelo, quando nei paesi diciamo si generano delle situazioni politiche tali da creare diciamo uno scontento quasi generale, e nel frattempo da un'altra parte c'è un gruppo, un'organizzazione, uno staff che comunque amministra o ha amministrato o vuole amministrare. Cioè alla fine se non ci sono i conti questo succede. Cioè, può essere anche che molto non semplice. C'è l'energia giusta per certo, fare politica. Non c'è l'energia, certamente è difficile trovare persone che si vogliono candidare alle amministrative, perché diciamocela tutta, in questa situazione di contingenza economica amministrare un comune è difficile. Quindi bisogna è difficile. Quindi non è che il cambio di rotta, l'abbiamo visto pure a Sapri, non mi pare che da una parte all'altra abbiamo avuto grandi evoluzioni di Sapri. Insomma, perché purtroppo i soldi mancano, i finanziamenti mancano, il lavoro non c'è, si fanno difficoltà a recuperare i tributi locali, e queste sono le entrate di un comune, non è che sono altre. Per cui, insomma, per cui c'è un po' la consapevolezza che amministrare certamente è un dato negativo. È un dato negativo perché un comune, le comunità monocolore non sono certamente il massimo della democrazia, ma non perché loro non vogliono essere il massimo della democrazia, ma non sono espressione di una comunità democratica amministrata con democrazia. Bene, e allora noi la ringraziamo per averci fatto questa analisi di Fratelli sul voto per quanto riguarda Fratelli d'Italia in provincia di Salerno. La ringrazio per essere stata qui con noi e ringrazio voi per averci seguito fin qui. Grazie ancora Antonietta, grazie a tutta la redazione per la gentilezza e per il ruolo fondamentale che svolgete nel nostro Golfo di Policastro. Grazie. Per l'informazione, perché grazie alla vostra emittenza veramente chi da casa non riesce a muoversi o non riesce a seguire alcune dinamiche almeno è raggiunta dalla voce della società che è viva e che racconta quello che succede. Grazie. Grazie a lei, buona giornata a tutti. Grazie. Con la nostra programmazione.